Muoio. Beh, noi l'estate ci abbiamo tanti giocato, perché veniva Fraschetti, c'aveva tre figli, allora si giocava con loro, perché prima i signorotti non è che andavano fuori al mare, andavano. Loro 3 mesi stavano sempre qua, alla villa. E se no si giocava, capirai, a quei tempi da piccoli si andava a fare l'erba ai conigli, si andava. E poi la scuola, fino alla quinta, l'avevamo fatta tutti. E se no, tante volte pure piave in ceppo d'erba e con le radici facevi le freccette. Però vede, se sapeva che loro erano loro e noi eravamo noi, e se non ci si soffriva, va a fare con questi demoni. C'avevano le bambole, le cucine, tutto quello che poteva esistere a quei tempi. No, i miei fratelli, questi più piccoli, poi dopo Fraschetti, lui aveva figli, il più piccolo era Fraschetti, quello dell'assicurazione, e ma è morto quando è morto mio marito, quello era un anno meno di me, era il più piccolo, e c'era due femmine e maschio. Dopo questi, i miei figli, i fratelli questi più piccoli, giocavano che c'erano i nipoti, figli di quella più grande, il marito era dopo il generale Zamponini, lui è morto. E con quelli loro giocavano, con i nipoti dei Fraschetti. Che loro avevano l'altalena, avevano il gioco del tennis, il gioco dei bocce. Con mio padre si diceva rosario tutte le sere, poi che non lo diceva si metteva in ginocchio. E mio padre ci leggeva libri di tutte le vite dei santi. Ecco, si leggeva, si lavorava. Le donne si lavorava la sera a ferie, a uncinetto, e noi si lavorava a ferie, con tutto si lavorava tanto al giorno, però eravamo giovani, e ci facevamo i giacchetti da soli. Correndo, mia madre ci diceva, io vi compro la stoffa, ma io non ve la ricamo, me la faccio ricamare. Ce l'avevamo tutto ricamato da soli. Ma la radio è arrivata dopo la guerra. No, No, ce l'avevamo prima, sì. mio padre Si la. arrivava che babbo si sentiva il giornale. No, mio padre, lui il giornale non gli mancava mai. E poi andava sulla casa di Fraschetta a sentire la radio. Noi ce l'avevamo comprato, mi sa che era appena passata la guerra, da prima. Io non mi ricordo. Ma mi sa che era dopo la guerra. Si sentiva la radio, ma mo, noi l'affare che, come ripeto, si lavorava. La sera non è che. La radio quella pure quando stavi in casa al giorno, perché quella non la dovevi vedere. Quando hanno fatto Papa Giovanni? Mi figlio le andava tutte le sere, tu le andava tutti i giorni a presso alle cugine perché andavano a vedere la televisione, da noi ancora non ci sapevamo, era nel 58. Noi ancora non ce l'avevamo la televisione. E allora mio figlio era quello più grande, Michelangelo, conosci? Sì. Aveva manco 4 anni, perché è del 55, è nato a marzo. E voleva andare presto a queste cuginette, andavano a sta casa, ma era lontano. Allora mia suocera dice, sto papà non si faceva mai. Allora lui andava su in cima, si allontanava e vedete come usciva il fume dal camino di casa. Sentiva sto fume. Dice, allora mia suocera, io sono stata 12 anni con la suocera dopo sposata, dice, sai che ti dico, famo sta televisione, va. Ma a quei tempi costava cara, 100.000 lire mi pare, ma era il 58, era poi un canale solo, in bianco e nero, le prime. Certo che le quattro famiglie stavano là la sera, stavamo tutti là dentro. Non si litigava per vederla, perché era un canale suo. Non c'era discussione. Eh sì, perché la sera c'era quella e si metteva tutti là davanti. Io mi ricordo, è messa a mezzanotte, sicuro, perché quando è nata mia figlia, stavano a vedere, perché io l'ho partorito sempre a casa, stavano a vedere il Festival delle Canzoni di Napoli alla televisione. E mi fia andare a mezzanotte e la televisione non so se. No, fino a mezzanotte durava.